tali. Sesto grado superiore a Bologna, non si tratta di alpinismo, ma di musica lirica, come giusto per una città che appartiene a uno dei pochi lembi d'Italia, l'Emilia, dove la musica è cultura. Insomma, parliamo della prima esecuzione assoluta avvenuta al Teatro Comunale di Bologna dell'opera per Massimiliano Robespierre, musica di Giacomo Manzoni, testi curati da Manzoni stesso con Virginio Puecher e la collaborazione di Luigi Pestalozza, testi che sono un collage di Robespierre, Marat, Danton, Chénier e anche Balzac, Marx, Prudhomme, Michelet e così via. Musica lirica, teatro, cultura come politica? La risposta è sì, ma anche politica come cultura, non come propaganda. Sesto grado superiore allora. Come dire, il pubblico di intenditori che frequenta il comunale bolognese ha lasciato le facili scampagnate pucciniane, sempre belle per carità, per arrampicarsi sulle pareti difficili della musica contemporanea, quella di Giacomo Manzoni in questo caso. Ma il pubblico lasciamolo stare. Unica citazione di merito per Carlo Maria Badini, sovrintendente del comunale bolognese, che ha avuto fortuna e coraggio. Il coraggio di presentare un'opera inconsueta e difficile, la fortuna di aver avuto successo, e un bravo al maestro Marcello Panni. Per Massimiliano Robespierre non rientra davvero nel filone della tradizione. Vale la pena parlarne anche per questo. Niente acuti né gorgheggi, niente trilli di soprani né romanzi di tenori con la mano sul petto. Preponderanza dei cori, delle voci recitanti, dei quartetti, dei trii. Il tutto sprofondato in una partitura musicale che qualche anno fa sarebbe stata definita d'avanguardia e oggi è soltanto contemporanea. Quanto a Robespierre, si tratta appunto del campione della rivoluzione francese ghigliottinato dalla rivoluzione stessa. Un'apologia della rivoluzione in musica, dunque, in un'opera che butta a mare il melodramma per esaltare la saggistica, il pamphlet scritto sul pentagramma. Trattandosi di rivoluzione in scena, quella permanente, di personaggi ne sono stati mobilitati parecchi. Virginio Puecher è il regista, Leone Magera il direttore del coro. Un'opera davvero nuova, hanno esclamato i critici. Un omaggio alla libertà, Robespierre, ovvero la fiducia nella storia in musica.